parliamo oggi dell'azienda faunistico-venatoria La Selva. Si trova a Montese, sulle colline di Modena, sotto le pendici del Monte Cimone. Il territorio è praticamente tutto costituito da boschi di quercia e campi di erba medica. L'azienda è una delle più rinomate dell'intera Emilia-Romagna, non solo per le grandissime quantità di ungulati che popolano i territori in essa circoscritti, ma anche per tutti i servizi collegati all'attività venatoria di cui i cacciatori che vi accedono possono usufruire. L'arrivo in azienda è predisposto in un'accogliente casa di caccia con tutti i comfort necessari per un soggiorno venatorio che segua scrupolosamente le esigenze di ogni singolo ospite, garantendo, oltre alla nota ospitalità emiliana, anche la possibilità di gustare piatti tipici e caratteristici di questi luoghi. Il personale offre un concreto supporto alla riuscita delle uscite di caccia, rendendosi sempre disponibile non solo nell'accompagnamento, ma garantendo anche una presenza sul territorio durante tutto l'anno, seguendo il trascorrere delle stagioni, osservando ungulati e tutta la fauna presente, che viene così costantemente monitorata da personale addestrato e formato, che ne controlla stato di salute, spostamenti, densità, e contribuisce eventualmente, con l'utilizzo di materiali idonei, alla realizzazione di saline, punti di foraggiamento e quant'altro possa essere necessario ad un ottimale stato di salute delle popolazioni presenti. Anche di notte, periodicamente, la fauna viene monitorata per avere una corretta percezione delle densità ed un raffronto poi con i censimenti diurni. Prima di iniziare la caccia, tra i servizi collegati all'attività venatoria, è possibile provare la taratura delle armi nel poligono all'aperto, disponendo di attrezzature professionali per una corretta esecuzione delle operazioni di taratura. Passiamo ora alla descrizione delle tipologie di caccia esercitabili. Sebbene ci sia la possibilità di esercitare anche la caccia alla lepre e all'avifauna, in quanto il territorio permette di poter suddividere le uscite, usufruendo di ampi spazi atti a soddisfare anche la passione per l'attività con i cani,
l'azienda è prettamente evocata alla caccia di selezione, sia alla cerca che da appostamento fisso. Per questo vengono predisposte altane bassane e punti di avvistamento e sparo in ragione delle modifiche del territorio derivanti dalle attività boschive e agricole dei proprietari terrieri.